2008 a seguito della scomparsa di mio padre e ho avuto, diciamo, un momento di crisi personale per cui il camminare mi ridava quel senso di fiducia che avevo un pochino perso. Ho continuato a camminare perché apportava un beneficio psicofisico, mi sentivo meglio, stavo bene con me stesso. Ho notato un netto miglioramento, diciamo, nella mia vita sia personale che lavorativa. All'età di 36 anni mi sono appassionato alla camminata nordica e nel 2011 ho cominciato a perfezionare questa tecnica. Il Nordic Walking consiste nel camminare con l'ausilio di appositi bastoncini che vengono usati non solo in fase di appoggio, ma anche in fase di spinta. È uno sport che utilizza il 90% dei muscoli. E mette a disposizione anche distretti scheletrico-muscolari della parte superiore del busto. C'è stato sempre in me quell'obiettivo di sfidarmi, perché il mio motto è che i limiti non vanno superati, vanno spostati un po' più in avanti. Questa molla è scattata quando sono venuto a conoscenza dell'esistenza del Guinness World Record, che era di 67 ore e 17 minuti, e per me è stato questo un obiettivo da raggiungere. Ho seguito Rosario Catania, ormai lo seguo dal 2012, quindi dalla sua primissima impresa. Lo aiutavo a focalizzare la sua attenzione verso l'obiettivo finale e a far emergere tutto quello che lui aveva. Per un obiettivo così importante non si può pensare di andare da soli, si deve già entrare nell'ottica che insieme si vince, per cui ho dovuto cercare di formare un team, diciamo, che credesse nei miei stessi obiettivi. Il mio contributo ha consistito nello stabilire quale fosse il suo apporto nutrizionale, quindi energetico, sia per la sua vita normale che durante l'allenamento. L'endurance è una cosa che esula da qualsiasi sport normale, è una sfida verso i propri limiti. La difficoltà è stato di lavorare su un campo non battuto da nessuno. Non c'è letteratura su un soggetto che abbia effettuato una prova di endurance così lunga e con questa tecnica. Quindi la capacità di affrontare degli eventi traumatici, nel suo caso sonno, stanchezza, fatica cronica, dolore, ansia, stress. Sono tutti parametri che devono essere gestiti e poiché non se ne conosce, ecco l'effetto, bisogna sperimentarli di volta in volta. E quello che anche l'ha aiutato è stato proprio il fatto di essere all'interno di un team. E che ti supporta soprattutto nei momenti di crisi, quando ti senti abbandonato, loro invece ci sono sempre, non ti mollano mai. Il lavoro di team è un lavoro che fa la differenza. I risultati non solo sono più importanti, ma sono molto più avanti rispetto a un obiettivo individuale. Questo team è formato da tantissime persone, diciamo oggi se ne contano una trentina, dalla componente medico-sportiva, passando per le università, quindi il mondo della ricerca. Il mio partner ufficiale che da sempre mi ha seguito, che è la mia azienda, la ST Microelectronics, con tutto il management di Catania, ma anche il vice president, consiglio a tutti i miei amici di sfidarsi nelle piccole e nelle grandi imprese. E questo risultato è incredibile.